Giovedì 29 settembre si è riunito il Consiglio Comunale della città di Tolentino. In apertura di seduta il presidente Alessandro Massi Gentiloni Silveri ha informato sugli incassi della tombola curata dalla GESCI, cui proventi sono stati destinati a sostenere progetti dei servizi sociali. Inoltre ha comunicato che le sedute dei consigli comunali, oltre che in differita su Canale 16 Video Tolentino, verranno trasmesse sulla pagina web istituzionale del Comune di Tolentino. Subito dopo, il sindaco Mauro Sclavi ha informato sulle deleghe speciali assegnate ai consiglieri di maggioranza a partire dal 1 ottobre 2022, al consigliere comunale Benedetta Lancioni, progetto Nati per Leggere, percorsi pedagogici ed educativi 0-6 anni, centro estivi bambini e adolescenti, consulta giovani, progetti europei in ambito sociale, tavolo della povertà. Al consigliere comunale Fabio Montemarani, gestione dei rapporti con scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado, rapporti con le società partecipate. Al consigliere comunale Mirko Angelelli, caccia e pesca, sicurezza e viabilità. Al consigliere comunale Giordano Tasselli, progetti legati all'efficientamento energetico delle strutture pubbliche comunali, bandi e progetti dedicati all'efficientamento energetico e all'ambiente, progetti di partecipazione attiva dei cittadini. Al consigliere comunale Fabio Borgiani, eventi legati alle attività commerciali, eventi promossi dai comitati di quartiere, eventi dedicati ai giovani, gestione dei rapporti con le associazioni di categoria, rapporti con i commercianti. Al consigliere comunale Alba Mosca, medicina territoriale, rapporti con i medici di base. Al consigliere comunale Samantha Casali, gestione strutture museali, mostre, valorizzazione del patrimonio culturale della città, bandi e progetti dedicati alla cultura. Al consigliere comunale Antonio Trombetta, progetti di tutela ambientale, gestione del verde pubblico, gestione dei parchi cittadini, gestione del servizio raccolte rifiuti. Subito dopo sono stati approvati con presa d'atto l'approvazione dei verbali delle sedute dei consigliari dei mesi aprile-agosto 2022. Sono state trattate anche le interrogazioni presentate dai consiglieri Luconi, Piroletti e Tatò Colosi sulla presidenza della SSM SPA e dal consigliere Colosi sui lavori di riqualificazione del campo da basket e campagna di disinfestazione. Anticipata l'interrogazione inerente al piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma. Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia, calore da fonti rinnovabili, linea di intervento numero 3, realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e numero 4, supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell'energia elettrica da fonti pulite, convenzioni con ASSM per supporto tecnico operativo. Pareri ex articolo 49 del decreto legislativo 267 del 2000, il punto è stato approvato all'unanimità. Nominati anche i rappresentanti del Consiglio in seno ai comitati Mensa, Istituto Don Bosco Fabio Montemarani per la maggioranza e Silvia Luconi per la minoranza, Istituto Lucatelli Alba Mosca per la maggioranza e Massimo d'Este per la minoranza. Nominati i rappresentanti del Consiglio in seno ai comitati gestione asili nido e centro infanzia, Asilo Nido Cuore Fabio Borgiani per la maggioranza e Silvia Tatò per la minoranza, Asilo Nido Green, Benedetta Lancioni per la maggioranza e Francesco Pio Colosi per la minoranza. Approvata all'unanimità la convenzione per l'esercizio in forma associata dell'ufficio di segreteria comunale tra i comuni di Tolentino, Morrovalle e Valfornace. Sempre all'unanimità approvata la modifica del piano di valorizzazione del patrimonio anni 2022-2024. Nominati i presidenti e i membri delle commissioni comunali consultive e di studio. Parere favorevole unanime per l'autorizzazione a vendere il fabbricato produttivo realizzato in diritto di proprietà, sito a Tolentino in via Colombo numero 86, immobiliare Colombo di Battellini Remo e Company. Approvato all'unanimità il bilancio consociato anno 2021, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata e della nota integrativa. Modifica, sempre all'unanimità, della deliberazione consigliare numero 4 del 4-1-2022 per le aliquote IMU anno 2022. Approvato il quarto aggiornamento del programma triennale lavori pubblici 2022-2024 con 11 voti favorevoli e 4 contrari, Luconi, Prioretti, Tatò e Colosi. Discussa infine la mozione presentata dal consigliere Colosi su installazione panchine inclusive che è stata emendata dalla
la maggioranza ha approvato anche il nuovo testo con 13 favorevoli e 4 contrari. Approvata con emendamenti all'unanimità anche la mozione presentata dai consiglieri d'Este e Cesini su interventi Parco Isola d'Istria.